Bene, iniziamo col nostro ospite principale, William Vares. Come diciamo prima, è stato un ballerino fino ai 33 anni, tra l'altro non un ballerino, come dire, non uno dei tanti, ma ha ballato con Bejar, ha ballato con Arracci, insomma. Però ci tengo a sottolineare questo, lui è un manager, cioè questa sua esperienza artistica che ha avuto l'ha aiutato, ma lui è assolutamente il prototipo del manager dello spettacolo, della cultura. Cioè una persona che sa esattamente cosa fare vicino all'artista. E questo è un po' il primo tema, Julio, che vorrei subito, di cui vorrei subito trattare con te, che è fondamentale, cioè come il manager deve saper trattare l'artista. In questo caso parliamo di Momix e parliamo quindi di Moses Pendleton. Quali sono i limiti, che cosa hai fatto e come hai fatto a conviverci per 30 anni? Che non è semplice la cosa, non perché Moses sia una persona difficile, ma è un matrimonio che ha funzionato molto bene, che ha prodotto tanto e quindi è assolutamente stressante da molti punti di vista. Quindi ecco, qual è il segreto tuo, di Moses, di questa collaborazione e quali sono i limiti nei confronti della parte artistica? Bene, io conosco Moses dall'anno 76, dal 1976 lui era il ballerino e il fondatore del Globus. Ho visto questo spettacolo a Bruxelles, mi è piaciuto moltissimo, ho detto io devo lavorare con loro, devo portarli in Italia, in Spagna, nei paesi che io cominciavo a lavorare in quell'epoca. E da quel momento è nato il rapporto diretto perché lui parlava un po' francese e io non parlavo per niente inglese. E l'unica lingua che ho studiato era l'inglese, ma non la parlo. Poco adesso. Come parlava Tarzan negli anni 30, ma adesso col meno complesso. Ebbene, allora ci siamo conosciuti, siamo riusciti a portare la compagnia nel 78 all'Accademia Filarmonica Romana con un enorme successo. Era la prima volta che una compagnia di danza contemporanea faceva 10 repliche di danza e sconosciuta. La signora Panni con l'Accademia Filarmonica già ha avuto un coraggio enorme dopo grandi discussioni. Io le ho detto, se questa gente, il pubblico, non ha tempo di conoscere la compagnia, non viene. Se noi la presentiamo 4 giorni, non lo sa nessuno. Infatti, si è parlato immediatamente, a Roma è una città che fa poca danza, molto poca, in quell'epoca ancora meno. Allora, stato Lucia Montefoschi, in quell'epoca era l'agente di stampa, di prensa della Filarmonica Romana, lo sa bene la storia quella, è partito benissimo e nel momento culminante della presentazione hanno rapito Moro. Allora si è fermata la città, si è fermato tutto. Abbiamo sospeso uno spettacolo, all'indomani era una follia nel teatro perché quelli che avevano perso il biglietto. È incominciata così la storia e questo ci ha dato molto coraggio di che c'era un pubblico che aspettava questo, però non le offrivano lo spettacolo. E siamo partiti in una grande collaborazione con l'Accademia Filarmonica per quello. Allora, il rapporto con Pendleton, il rapporto con Dalton, io dico sempre che perché lui vive in America e io vivo in Europa, perché non ci vediamo molto, perché facciamo come queste coppie che si vedono il weekend, che è fantastico, ideale, non conviviamo, è vero, e che lui, io parlo male l'inglese, che lui parla poco e confiaca il francese, e allora il rapporto va benissimo da 34 anni, non è più... Però io ho avuto dei rapporti con altri artisti molto lunghi, molto molto lunghi, come Lindsay Kemp, che abbiamo lavorato durante 20 anni, io ho prodotto praticamente tutti gli spettacoli di lui. Quello era più difficile perché era un prodotto che ero... Moses fa gli spettacoli lui, il creatore è realmente lui, io sono il creatore economico, distributivo. E, con Ken producevamo di un'idea, se partiva di un'idea bisognava fare tutto, contrattare gli artisti, l'idea di lavorarla, scenografie, costumi, tutto, non esisteva niente. Con Momis, quando arriva un spettacolo, già Pendleton l'ha preparato, se va... Pendleton ha un suo atelier nella sua casa, no? In America, dove ci racconti un po' la fase dei Momis di ideazione e progettazione, e poi quando tu entri in gioco sostanzialmente, perché poi a un certo punto ti chiama. No, non mi chiama più. Non mi chiama più. Mi mente durante un tempo che vuole fare un nuovo spettacolo. Noi vogliamo. La durata, ecco, di 3 anni più o meno.
Gestazione. Gestazione, dal momento che ha un'idea, incomincia a svilupparla e arriva e finisce lo spettacolo per essere presentato più o meno 3 anni, è il tempo suo. Lento. Lento, però comunque non si può fare uno spettacolo in un anno con una compagnia di danza. Come le riforme universitarie? Come le riforme? E allora lui comincia con un'idea che dopo la cambia, dopo mente, mi dice una cosa, mi dice un'altra. E io nel frattempo lavoro perché sì, aspetto che sia finito il prodotto, non c'è la tournée. Allora io un anno prima, un anno e mezzo prima, comincio a parlare con i teatri, penso a riservare i teatri, tutto. Quando arriva è la grande sorpresa. E speriamo che sia bello e che piaccia al pubblico un'altra volta. Assolutamente. Da questo punto di vista però è anche vero che gli spettacoli dei Momix, una volta usciti, quindi una volta che si esordiscono, dopodiché hanno bisogno anche di 3-4 anni per fare tutte le classi dove sono richiesti. Sì. Forse sarebbe anche un errore far uscire uno spettacolo ogni anno, perché in questo momento Botanica, poi raccontiamo bene anche perché si fanno prima delle piazze e poi si arriva nelle grandi città, perché anche lì è una strategia ben chiara. Però dico, in questo momento Botanica è in giro da un anno e tu sei solo all'inizio, nel senso che hai già date prenotate per altri 2-3, quindi sarebbe anche sbagliato dal punto di vista economico già far uscire un altro spettacolo che in qualche maniera si andrebbe a mangiare. Noi abbiamo la compagnia Mumis, ha 3 compagnie, ecco, 3 gruppi, delle volte 4, che fanno diversi spettacoli. In questo momento si sta facendo The Best of Mumis in America, abbiamo fatto appena Passion in altre parti, Opus Cactus in Sud America, tutto l'anno la compagnia... In questo momento sono 4, quindi le compagnie Mumis... Arrivano a 4, ma lui preferisce lavorare solo con 2. Permanente, però alla fine arrivano le richieste e bisogna montare le altre compagnie. Ritornerei quindi al discorso. A un certo punto comunque ti chiama, tu ti nascondi per un po' di tempo perché così... No, io non mi nascondo niente perché stiamo facendo le altre tournée. Poi ti chiama. Adesso mi ha parlato un'altra volta di un vecchio progetto che aveva lasciato per Botanica, che era l'acqua. Lui voleva fare qualcosa sul mondo sottomarino. E quando è venuto questo problema degli api che stavano morendo in America, lui ha avuto un shock, ha detto ma spariranno i fiori, e questo bisogna fare qualcosa, e mi chiamava, altre volte mi ha chiamato per il colesterolo, altre volte mi ha chiamato per il problema cardiaco, perché lui è molto ossessivo con certe cose, il fumo, adesso viene in Italia molto di più che prima, perché non si fuma più nei ristoranti, però il rumore lo mette nella cosa. Allora, questo c'è un sforzo, venire a sopportare il rumore della roba. Però si lavora sempre, siamo in contatti permanentemente, tutti i giorni.